mi chiamo Veronica e sono formatrice di Io non rischio 2015 e siamo qui oggi per accogliere i nuovi formatori per il 2016. Direi che è una campagna che ci insegna come proteggere noi stessi, le nostre case e quali sono i comportamenti giusti da fare per non farsi male. Io non rischio è ormai una campagna insomma, che come Ambas conosciamo bene e ha una sua motivazione profonda che nasce dall'Aquila. Io vengo dall'Aquila, quindi il mio comune è vicino all'epicentro del terremoto del 1915, quindi sente in maniera forte questa esigenza di conoscenza sul rischio sismico. Quindi portare Io non rischio nella mia piazza del mio paese, ma nelle piazze di tutti i paesi limitrofi è sicuramente una cosa fondamentale. La cosa più bella sono i ricordi del secondo anno di formatore, quindi anno 2013, che sono stato dal sud, sono stato trasferito al nord per andare a fare il refresh a tutti i ragazzi del nord, l'accoglienza che abbiamo avuto e soprattutto anche visto purtroppo l'evento che era successo in Emilia, nel modenese abbiamo fatto lì il refresh, è stato qualcosa di veramente bello. Secondo me i punti di forza sono l'essere in piazza, contatto diretto con le persone, parlare tra pari, da cittadino a cittadino, da cittadino volontario a cittadino che magari non è volontario ma fa parte del sistema di protezione civile, quindi si protegge e si aiuta. Volontariato che partecipa a attività di protezione civile non solo in quelle fasi di emergenza ma anche nelle fasi di prevenzione. Sicuramente il punto di forza della campagna è essere presenti in piazza attraverso la comunicazione. Il contatto con i cittadini, ovvero poter parlare faccia a faccia e raccontargli veramente le cose in quello che ci insegnano durante la formazione, la comunicazione efficace ed efficiente. Il rapporto invece con gli altri formatori delle altre regioni che abbiamo instaurato un ottimo rapporto, che è veramente fenomenale. Mi ricordo di una simpaticissima signora anziana che il secondo e il terzo anno in cui facevamo la campagna in piazza ci è tornata a trovare e ci ha ringraziato perché in base ai consigli che le avevamo dato l'anno precedente con l'alluvione che c'era stata nel territorio di Milano, perché noi siamo di Milano, nei mesi immediatamente precedenti alla nuova campagna, lei si era messa in sicurezza ed era felice di questa cosa e ci incoraggiava a fare ancora cose per i cittadini. Forse l'anziano che magari era un po' diffidente, l'anziano che guardava da lontano, ci scrutava come per dire chi sono questi alieni, poi man mano che magari si avvicinava a noi o noi ci avvicinavamo a lui, lui indietreggiava, della serie no, non voglio niente, non compro niente, no, io l'enciclopedia non l'acquisto anche perché non ho nipoti, quindi allora pian piano abbiamo spiegato cos'era la campagna, che stavamo facendo lì, eccetera eccetera, quindi si è fidato di noi. Facendo da visionatore di una piazza ci siamo ritrovati tutti quanti dentro la casa di un volontario a fare il pranzo e a mangiare la carbonara. Io che sono andata in piazza e lì a volte è stata un po' dura perché ti trovavi a persone che ti dicevano sì vabbè ma a me cosa interessa, però poi pian piano con la giusta comunicazione riuscivi ad invogliarli a far conoscere le buone pratiche di protezione civile, che è il nostro obiettivo. Io ho fatto formazione in diversi posti in Abruzzo e ogni volta spesso i formatori chiedevano sì ma come facciamo, i vecchietti non ci danno ascolto, non ci danno ascolto. Io dicevo ce l'avete uno che parla in dialetto? E loro dicevano sì, ce l'abbiamo, tutti sappiamo parlare dialetto. Ecco allora, e quindi nelle simulazioni facevamo tutte queste simulazioni. Dopodiché tutti mi hanno detto oh ma il vecchietto è venuto là, io gli ho spiegato in dialetto che cos'era il terremoto e mi ha ascoltato, dico ecco. E questa è stata una delle cose, cioè veramente calare non sul territorio ma sul paese, che da distanza di 5 km cambiava, calare la formazione in questo senso è stata sicuramente una delle cose più belle. Lo possiamo cancellare. In dialetto si dice io non rischio. I non rischio.